Nelle viscere di una montagna ghiacciata, su un'isola remota dell'arcipelago artico delle isole Svalbard, si trova una risorsa di vitale importanza per il futuro dell'umanità. Non è petrolio, minerali preziosi o denaro, ma semi. Stiamo parlando del Global Seed Vault, una sorta di enorme cassetta di sicurezza che custodisce la più grande collezione al mondo di biodiversità agricola, rappresentando oltre 13.000 anni di storia dell'agricoltura. La struttura si trova sopra il circolo polare artico tra la Norvegia e il Polo Nord, in un angolo tranquillo e sicuro ai vertici del mondo. È stato soprannominato come il caveau del giorno del giudizio, in quanto evoca l'immagine di una riserva di semi da utilizzare in caso di catastrofe globale o di un evento apocalittico. Il Seed Vault non serve solo a questo, ma anche ad affrontare le minacce e la possibile distruzione delle altre banche genetiche sparse per il pianeta. In tutto il mondo ci sono più di 1700 banche genetiche, ma sono molto vulnerabili perché esposte a guerre e a catastrofi naturali. Da qui nasce l'idea di creare una banca genetica che servisse da struttura di archiviazione, dove raccogliere duplicati di semi delle principali colture mondiali nel caso in cui quelli originali andassero persi. Una specie di grossa scatola nera, un secondo backup di sicurezza per conservare il patrimonio genetico delle colture. Una struttura costruita per resistere alla prova del tempo e ai disastri naturali, garantendo il futuro approvvigionamento alimentare mondiale. Le Nazioni Unite prevedono che la popolazione globale raggiungerà il picco di 9,7 miliardi di persone entro il 2050. La variazione dei modelli meteorologici provoca cambiamenti nelle stagioni, con un impatto negativo sulla capacità delle colture agricole di prosperare o addirittura sopravvivere. I semi sono quindi di valore per l'alimentazione e l'agricoltura e importanti per la ricerca e la riproduzione vegetale. Posizione geografica. Si tratta di un'area geologicamente stabile e con bassi livelli di umidità. Il Seed Vault è scavato a più di 100 metri all'interno di una montagna di roccia arenaria, a 130 metri sul livello del mare, assicurando così che il sito rimanga all'asciutto anche in caso di scioglimento dei ghiacciai artici. Il clima freddo e la presenza del permafrost, ossia di un terreno perennemente ghiacciato, garantiscono la conservazione dei semi, anche se i cambiamenti climatici stanno minacciando la struttura. La struttura è costruita in calcestruzzo, in modo da resistere a un eventuale incidente aereo, o peggio ancora a una guerra nucleare. Una volta entrati, troviamo un ampio tunnel di cemento illuminato da strisce luminose che portano al cuore della struttura, dove sono custodite le chiavi del futuro della sicurezza alimentare globale. Troviamo qui tre capannoni, con una base di circa 9,5 m per 27. Ogni sala può ospitare circa 1,5 milioni di campioni di semi. Il Seed Vault ha la capacità di immagazzinare 4,5 milioni di varietà di colture. Ogni varietà conterrà in media 500 semi, quindi possono essere conservati un massimo di 2,5 miliardi di semi. Ad oggi solo uno di questi capannoni è in uso. Quando verrà raggiunta la capacità massima, a quel punto entrerà in funzione anche la seconda area di stoccaggio. Il permafrost offre un congelamento naturale e ha una temperatura stabile compresa tra meno 3 e meno 4 gradi. Grazie agli impianti di raffreddamento artificiale è possibile raggiungere i meno 18 gradi, la temperatura ottimale per la conservazione dei semi. Cosa si trova al suo interno? Al suo interno si trovano delle varietà uniche dei principali alimenti africani e asiatici, come mais, riso e grano, alle varietà europee e sudamericane di melanzane, lattuga, orzo e patate. Conservati nel caveau troviamo anche il miglio, ceci, fagioli e lenticchie, così come diverse specie di frutta, verdura, erbe e altre piante.
procedure e gestione. Il SID Vault stabilisce delle date di apertura, circa 3 volte l'anno, in cui è possibile inviare i semi. In genere vengono spediti alle isole Svalbard tramite trasporto aereo, mentre in caso di spedizioni più grandi si può scegliere il trasporto marittimo. Il deposito dei semi è completamente gratuito e restano di proprietà dei depositanti. Per motivi di sicurezza, tutte le scatole vengono scansionate per garantire che nessun articolo, diverso dai sacchetti di semi, entri nella struttura. A questo punto i semi vengono conservati in confezioni sigillate di alluminio a 3 strati, appositamente progettati. Vengono poi collocati in contenitori di plastica e riposti su scaffali in metallo all'interno del cavò. Sulle scatole dei semi vengono allegate delle strisce di pellicola che contengono informazioni sull'identità dei semi e altre indicazioni preziose, per evitare che vadano perse in caso di distruzione dei sistemi di raccolta dati. A questo punto vengono inseriti nel database. Basse temperature e poco ossigeno ritardano l'invecchiamento dei semi, garantendo così un ambiente ideale per la conservazione. In un'epoca di incertezza e di tensioni geopolitiche, il Global Seed Vault rappresenta un luogo pieno di speranza nella cooperazione internazionale per il bene dell'umanità. Qualsiasi nazione può inviare i semi in modo gratuito, senza restrizioni politiche. L'obiettivo è quello di salvaguardare quanto più materiale genetico delle colture agricole uniche al mondo.